Ciao a tutti e tutte, io sono Flavio, sono l'avvocato che si sta occupando della vicenda prima di Anan e poi degli ulteriori due palestinesi che sono stati tratti in arresto e provo in maniera assolutamente succinta, penso che tutti sappiate tutto, insomma, immaginavo che ci fosse magari più persone, fosse effettivamente necessario. E raccontare, diciamo, la genesi della vicenda. Comunque, a seguito di una richiesta israeliana di arresto provvisorio finalizzato all'estradizione, il 27 di gennaio è stato arrestato Anan. Israele chiedeva appunto che venisse arrestato per poi successivamente intraprendere una vera e propria procedura estradizionale. Nelle more, ovvero la settimana scorsa, a seguito di un'istanza difensiva anche, cioè, formulata anche grazie al sostegno e alla solidarietà di chi si occupa di diritti umani, diritto internazionale umanitario, di diritto penale internazionale, siamo riusciti a depositare un'istanza molto ben motivata, individuando tutta una serie di ragioni che rendevano inestradabile Anan. La Corte di appello dell'Aquila ci ha dato ragione e per cui ha disposto formalmente la scarcerazione di Anan. Solo che il problema è che era il giorno prima Anan era stato tratto in arresto da un'iniziativa giudiziaria, in questo secondo caso squisitamente italiana, tutta italiana, ovvero la Procura della Repubblica dell'Aquila, ovvero diciamo, la componente distrettuale per cui quella si occupa di antiterrorismo, di concerto con la DNA. Aveva richiesto e ottenuto una misura cautelare ipotizzando un reato di associazione finalizzata al terrorismo, un'associazione terroristica, nei confronti di Anan e di questi altri due palestinesi perché facenti parte con ruoli di partecipi o di veri ruoli di promotori, capi, ruoli qualificati, quello si dice in termini tecnici, di un'organizzazione presente in Cisgiordania dedita a che cosa? Alla lotta armata. Come se questo, diciamo, stupisse gli inquirenti italiani che un territorio occupato militarmente da 57 anni possa tentare anche con le armi, chiaramente, di riottenere quello che tra l'altro il diritto umanitario internazionale ritiene assolutamente un diritto non solo soggettivo ma anche collettivo di un popolo, ovvero quello di ottenere l'autodeterminazione, l'indipendenza attraverso tutte le forme di lotta. Per cui diciamo, non la faccio lunga, siamo tutti sicuramente avvezzi e conosciamo più o meno quali sono i termini della questione. Il fatto vero è chiaramente l'ascesa in campo dell'Italia facendosi protagonista della repressione dei palestinesi a sostegno di Israele. Questo è il dato sicuramente più grave, almeno a mio giudizio, che possiamo registrare in questa iniziativa giudiziaria. Se già chiaramente l'arresto di Anand finalizzato all'estradizione era già sembrato un campanello d'allarme in ordine a un atteggiamento di ostilità aperta nei confronti della Palestina e di solidarietà manifesta nei confronti di Israele, chiaramente intraprendere addirittura un'azione giudiziaria ipotizzando che dei palestinesi presenti nel territorio nazionale possano essere chiamati a rispondere di un'associazione terroristica perché in concerto, in concorso con la resistenza sostanzialmente presente in Cisgiordania provino a cacciare gli israeliani dal loro territorio, quando sapete perfettamente tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, non lo devo dire io, danno pieno sostegno, almeno dal punto di vista formale di diritto, ma poi sappiamo che il diritto non serve a niente, perché diciamo, non la faccio lunga e avete tanto di cui parlare, mi scuso perché io invece dovrò andare via. E certamente quello che posso dire, quello che posso aggiungere è certamente la necessità di creare una rete di solidarietà intorno a questo processo, ovvero si gioca, questo processo è un modo in cui anche gli attivisti a sostegno e solidali con la Palestina possono, diciamo, tentare di rappresentare un controcanto con chi vuole ritenere che in Palestina chiunque si oppone con le armi all'esercito israeliano, all'occupazione israeliana, sia un terrorista. Chiaramente io penso che ci siano degli spazi ampi e ampi margini di agibilità per dire che sono null'altro che dei partigiani che esattamente come nel 43-44 45 in Italia si tentano di ricacciare oltre alla linea di confine, diciamo, l'esercito oppressore e le colonie e tutto quello che ne consegue.
Per cui certamente io ritengo che ci sia necessità che questo processo sia seguito, che ci sia un gruppo, che si possa creare un gruppo di vicinanza anche con chi si occupa della difesa, perché ci saranno tantissime esigenze che dovranno trovare una soddisfazione e che non può essere appannaggio solo, diciamo, un onere solo dell'avvocato o dello studio o degli avvocati che si occupano di questa vicenda. Ci sarà sicuramente molto bisogno di risorse economiche per sostenere un processo che, tra l'altro, ai noi si celebrerà all'Aquila, che non è una, diciamo, non ha mai brillato per particolare sensibilità giuridica e in termini di garantismo giudiziario, per cui ci sarà anche la necessità, diciamo, di accompagnare i vari passaggi processuali attraverso sicuramente una mobilitazione. Per cui quello che posso dire a voi, che qui rappresentate, diciamo, un pezzo, almeno un segmento della solidarietà alla Palestina, è che è assolutamente necessario che la vicenda di Anan, non solo di Anan, di Ali, diciamo, dei arrestati palestinesi, sia fatta vivere all'interno di tutte le mobilitazioni che verranno sviluppate nel corso delle settimane, nei corsi dei mesi, e si crei effettivamente un comitato. Io penso che sarebbe meritevole un comitato nazionale, dico la mia chiaramente, che sostenga, diciamo, le ragioni di chi si trova oggi a patire una carcerazione, semplicemente perché, come ha detto Anan, tra l'altro una dichiarazione spontanea, bellissima, rete giudice, quello che vuole è semplicemente camminare da uomo libero su un paese libero, su un territorio libero, e poter vedere un padre, una madre, un bambino palestinese, esattamente andare in giro sereni come avviene negli altri paesi. E non si chiedeva al giudice perché tutto questo sia negato solo ai palestinesi. Io penso che appunto ci siano molte ragioni, ricorrano molte ragioni per tentare di creare una forte campagna di solidarietà nei loro confronti. Ci saranno dei passaggi da qui alle prossime settimane con il consueto Tribunale della Libertà, che sicuramente confermerà tutto, perché saranno tre giudici dell'Aquila a doversi nuovamente pronunciare sulla necessità di mantenere la protezione della custodia cautelare in carcere. Però poi ci saranno ulteriori passaggi, ci sarà sicuramente una Cassazione, poi ci sarà probabilmente un'udienza preliminare, anche perché Anan è una persona profondamente invisa ad Israele per, diciamo, per il suo profilo soggettivo, poi non so se qualcuno ne vorrà parlare, per cui l'Italia probabilmente potrebbe anche accettare una liberazione, un'attenuazione nei confronti degli altri due palestinesi, probabilmente anche in virtù di questo spirito solidaristico nei confronti di Israele, appunto finalizzato alla repressione dei palestinesi, vede in Anan certamente un soggetto da reprimere in maniera anche severa. Io vi saluto, buona assemblea a tutti e tutte, e alla prossima.